Stabiliamo e ordiniamo che nessuno debba lavare o far lavare pelli o stracci o trippe di qualsiasi genere a meno di 5 passi da un pozzo o da una fontana o da altro corso d'acqua potabile, e coloro che trasgrediranno paghino 5 soldi a testa. Stabiliamo e ordiniamo inoltre che nessuno debba lavare né immergere pelli di qualsiasi tipo nel rio torto e nei torrenti o nella roggia se non dalla via di sotto, e coloro che trasgrediranno paghino 10 soldi ciascuno. Quindi vedete come i regolamenti comunali medievali fossero molto rigidi, se no. Una domanda, scusa, Chianco avrà fatto la stessa cosa? Non ho nessuna fonte per confermare o smentire. Item datis decano pro duobus piagnis, uno peti pro facendum solarolum apud ostium et scalam roche. Altero quercoris pro optando pontem roche, primo februari et pro septem pasis soge a zonello. Datis Johanni famulo domini vicari pro optando videlicet, prolungando sogam putei roche, quaerat trista et curta. Allora, qui ci troviamo anche di fronte a un chiaro slittamento del latino verso il volgare. E in questo caso stiamo parlando del luogo in cui ci troviamo in questo momento. E qui erano 19 i soldi dati per un piano di pezzo, cioè di abete, per fare il solaio della cella, cioè le prigioni, diciamo, sostanzialmente, e la scala della rocca. E un piano di quercia per il ponte levatoio della rocca e 7 passi di soga, cioè di corda, dati a Giovanni, soldato del vicario, che potrebbe essere il nostro amico. Abbiamo anche il vicario. E abbiamo anche il signor vicario, per allungare la corda del pozzo che era trista e curta, quindi aveva perso la sua, diciamo, robustezza e solidità. Abbiamo anche il pozzo, abbiamo anche il pozzo, poi uscendo lo potete vedere.